Bentornati ragazzi, sono Mario Anno, tra il prossimo video. Ragazzi, siamo sempre qui nella serie, nella presentazione delle tappe del Giro d'Italia 2022. Subito un bel like, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Raga, come vedete anche dal video, siamo nelle tappe mosse del 2022. Le andiamo ad analizzare un po' insieme queste tappe. Subito un bel like e andiamo dentro con il video. Raga, prima tappa che andiamo ad analizzare, la Diamante Potenza, una tappa veramente spettacolare con diversi gradini della montagna, due di seconda, uno di prima e uno di terza categoria, e poi c'è l'arrivo a Potenza, ma questa è veramente una tappa dura e tanta roba. Andiamo alla seconda tappa di oggi, la Napoli-Napoli. E con queste saitelle è un circuito, ma diverse, diciamo, appunto saitelle, una tappa spettacolare. E qui penso che vincerà un gruppetto ridotto per la volata finale. Andiamo subito alla terza tappa di oggi, la Pescara Iesi. Tra l'altro si passerà a Filottrano, dove c'è anche lo sprint intermedio, e Filottrano è la città di Michele Scarponi, appunto di Michele Scarponi. Andiamo subito alla Parma-Genova, la tappa di oggi, una tappa spettacolare, anche questa è una tappa spettacolare con il passo del Bocco, poi lo sprint a Chiavari, altro cammino di montagna di terza categoria, sprint intermedio, si risale verso il Monte Becco, seconda categoria, discesa verso Genova e risale per il traguardo. Questa è una tappa veramente spettacolare. Poi c'è la tappa con arrivo a Torino, questa anche questa molto complicate, salita discesa e così ancora per diverse volte. Comunque sembra una classica questa tappa. E per finire andiamo con una tappa con sconfinamento in Slovenia, questa tappa molto dura, l'arrivo a Santuario di Castelmonte e tanta roba. Comunque raga, per questo video può essere tutto. Io domani caricherò il video delle tappe di montagna che dovrebbe uscire domani. Che dire, tappe non banali, ma ci divertiremo un botto. Subito un bel like, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, mi raccomando, lasciate un bel like e tutto ciò. Da me non so se è tutto bello.